Buonasera, ben ritrovati, iniziamo una nuova puntata di Angoli e come sempre lo facciamo ricordando il nostro indirizzo mail, l'indirizzo che potete utilizzare per contattare la nostra redazione che è angoli tv.it. Mi raccomando, scriveteci perché, insomma, lo vedete, ora è già eh, un mesetto che siamo partiti, siamo proprio alla ricerca di nuovi argomenti da affrontare insieme che possono incuriosirvi. Quindi chi meglio di voi, telespettatori, che ci seguite ogni sera, può suggerirceli? Aspettiamo i vostri messaggi. Adesso non perdo altro tempo perché in questa prima parte della puntata siamo in compagnia del dottor Armando Sommariva, che è presidente dell'associazione Alice Como Onlus. Buonasera. Buonasera. Allora, conosciamo un po' meglio più da vicino Alice Comollus. Eh, Come è nata questa associazione e di che cosa si occupa? Bene, l'associazione nasce in Val d'Aosta eh, 20 anni fa circa e Como è una sua eh, diramazione. Quindi, eh, Alice si occupa dell'assistenza alle persone colpite da ictus in ospedale e naturalmente opera nella prevenzione del ictus. Quindi con attività legate alla comunicazione legata a incontri. Certo, anche lo stesso nome, no? dell'associazione è significativo, perché sì. per cosa sta? Alice è un bellissimo nome, ma è l'acronimo di Associazione Lotta all'Ictus Cerebrale. E giustamente vi muovete in due direzioni, no? certo. eh, sia il sostegno al paziente, al malato che ha subito questo, eh, questo disagio, questa patologia, sia immagino anche ai familiari che ovviamente certo. magari si trovano a dover gestire la situazione, e ovviamente anche una campagna di prevenzione, perché l'ictus si può prevenire. Allora, partiamo da qua, com'è che si può prevenire? Beh... Um... L'attività di prevenzione viene descritta, è piuttosto complessa e noi cerchiamo di essere estremamente scientifici nella, nella descrizione, del, però offriamo l'opportunità attraverso incontri anche con, eh, soprattutto con la popolazione, proprio per dare le linee di, di guida per la prevenzione. Eh, a questo proposito, eh, abbiamo mh, fra pochi giorni la comunicazione della giornata dell'ictus, ossia l'ospedale Sant'Anna provvederà a fare una, uno screening offrendo alle persone oltre 60 anni la misurazione della pressione arteriosa, la verifica della, della fibrillazione atriale, il controllo delle carotidi. Con il colloquio finale con il... Ecco, quindi si monitora un po' la situazione. Certo, questo è già è un'indicazione da come deve essere il comportamento, quindi a parte i controlli, che cosa si deve fare per... Mm, ho capito, ma eh, nella nostra vita quotidiana com'è che possiamo prenderci cura e prevenire un eh, eventuale ictus? Non fumare, mm -hmm. non bere, quindi non eh, alcolici naturalmente. e um, una, un vitto adeguato, quindi pochi grassi, e fare movimento, quindi tutta una serie di attività eh, che sono consone a una vita buona. E una volta che invece eh, vi dedicate proprio al supporto no, del paziente, dei familiari, quali sono le attività in programma? Che cosa offrite? Offriamo proprio la presenza dei dei volontari in ospedale e devono coccolare, io definisco questo termine con molta serietà, uh -huh. quindi fare compagnia ehm, e ad aiutare queste, queste persone che sono in certi momenti della giornata soli. E operano nella stroke unit, quindi nell'unità nell operativa del Sant'Anna di neurologia, stroke unit e chirurgia 2 per poi passare anche alla riabilitazione. E quindi lì non è solo ictus, ma potrebbero essere tutte le patologie relative al cervello. Certo, e per quel che riguarda il supporto anche familiare, un po' lo accennava già, no? non sempre si ha la possibilità, eh, perché si lavora, perché certo. si hanno anche altri impegni, di stare vicini al malato. Allora in questo caso, eh, com'è che Alice può venire incontro a queste esigenze? Beh, Alice eh, copre quel periodo dove il, il familiare non può essere in ospedale. Infatti, l'orario, queste tre ore che vengono dedicate dal volontario, le eh, dedica. Proprio alla, alla, al paziente, quindi dalle 2 alle 5, mediamente, è l'opera in riabilitazione, questo. Quindi abbiamo capito che quello del volontario è un ruolo fondamentale. fondamentale. E eh, è possibile anche avvicinarsi, no? eh, diventare volontari presso Alice e eh, proprio siamo vicinissimi alla data di partenza dei nuovi corsi. Allora, sì. facciamo un po' un identikit delle caratteristiche che deve avere il volontario di Alice. Eh, secondo me, la, il criterio fondamentale perché una persona possa diventare volontario, in termini generali, è il desiderio e la gioia di offrire ad altri, di donare ad altri il proprio tempo e le proprie competenze. E soprattutto ricevere, questo è l'altro aspetto importante, una vera gratificazione. Mi permetto un, un aneddoto: una nostra volontaria, una nostra volontaria, fu fatta una domanda. Eh, ma ti pagano? Perché lo fai? Ti pagano? La risposta è stata sì, mi pagano moltissimo, eh, perché ricevendo, un, dedicando poche ore a chi ha più bisogno di me, ricevendo un sorriso, una carezza, io sono pagata moltissimo. Ecco, questo per dire certo. qual è la caratteristica fondamentale. Poi ci vuole pazienza, ci vuole discrezione e dedizione a quello che fa. Dal punto invece di vista più prettamente così eh, a livello di formazione sì. no? bisogna avere una laurea in medicina, in infermieristica o, o no, non è necessaria. No, Assolutamente no. Proprio. Si può essere professionisti in qualunque ambito. Certo, e quindi eh, bisogna, ripeto, avere questa caratteristica che secondo me è fondamentale. E poi eh, ci sono i corsi che aiutano alla. Ecco, infatti, perché comunque bisogna comunque aiutare in maniera efficace, anche perché molto spesso le persone che hanno bisogno del nostro aiuto hanno no, delle esigenze particolari che noi dobbiamo saper anche riconoscere. Allora, in questi corsi eh, che cosa si insegna? Si daranno delle, come dire, delle competenze specifiche? Sì, no? diciamo che il volontario non può fare attività infermerista, quindi non può dare cibo, non può muoverlo, senza okay. le indicazioni, visto che la collaborazione è strettissima con il reparto, con i responsabili, gli infermieri, con gli operatori eh, sanitari. E quindi devono essere attenti, sensibilità nel senso che si avvicinano al malato, fanno compagnia. Fare compagnia significa eh, stare piuttosto silenti al suo fianco se ritiene che si capisce che deve essere estremamente delicato, ma nulla di più. E eh. a livello di formazione quali sono le figure che contribuiscono appunto a, a insegnare ai volontari? Allora sono i medici specialisti, che sono i responsabili poi delle, delle unità che le ho detto, infermieri ehm, e psicologi perché noi abbiamo il sostegno di, un, di una psicologa per i nostri volontari uh -huh. e, e danno tutte le informazioni per assolvere questo compito importante. Benissimo, immediatamente ormai saranno anche diversi anni no? che siete operativi su Como, ah. immediatamente quanta affluenza hanno queste classi, questi corsi per diventare volontari? Ma, eh, adesso è stata la campagna perché c'è una necessità maggiore, entrando massicciamente a Sant'Anna, la uh, riabilitazione, il reparto di riabilitazione che ha una numerosità piuttosto alta di, di letti, è, è, hanno bisogno, necessità di, di avere supporto esterno, quindi allora la, la campagna è nata per quello, proprio per soddisfare e coprire la se, le settimane, la settimana in modo adeguato. Certo. Quindi... Allora il corso per gli interessati parte il 7? Parte il 7, sì. Tutte le informazioni dove le possiamo trovare? Avete un sito, una ah, pagina Facebook? La stiamo costruendo, mm -hmm. abbiamo la pagina Facebook, abbiamo già avuto eh, risposte 18 potenziali nuovi volontari. nuovi volontari e poi ci sarà una divulgazione ancora mh, nei prossimi giorni. Non solo vorrei aggiungere che il, il sito è in costruzione. Quindi abbiamo appena iniziato, la... certo. Quindi, però già Facebook ci aiuta. nel. anche un mezzo molto immediato. Certo. Infine l'appuntamento dell'otto, perché sì. il giorno successivo all'inizio dei corsi avete organizzato un convegno. Eh, sì, più che un convegno è proprio il controllo, come dicevo, della, ah, sì, del rischio ischemico, dove le persone di 60 anni, maggiori o 60 anni, possono accedere gratuitamente all'ospedale Sant'Anna. Alle 9, alle 13 ci sarà questo controllo, questo screening. Che... Benissimo, giustamente, la prevenzione è già fondamentale. Come dire, fondamentale. Sì. Grazie, dottore, per essere stato con noi questa sera. Adesso ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo davvero tra pochissimo con la seconda parte di angoli. Restate con noi a tra poco.